Maurizio Carozzini, che sono io, presenta Voglia di Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Voglia di Roma e ben ritrovati in questo martedì 17, giornataccia, 17 per i più superstiziosi, venerdì, martedì 17 settembre 2019. Io vi ricordo che ragazzi il 17 è solo in Italia il numero, diciamo così, sfortunato per così dire, perché in tutte le altre parti del mondo, incluso qua in Germania, è il numero 13. Allora ragazzi, come stiamo? Come andiamo? Qui tutto bene, sono le 5 in punto, proprio oggi in punto, proprio sono perfetto ragazzi, è un periodo che riesco a essere bello perfetto, in più vi confesso che stanotte ho fatto una bella dormita e ho fatto anche un bel sogno, vi dirò, quindi mi sento così, in bella forma, bello ingrifato, proprio per stare qua con voi in radio. Allora ragazzi, gli argomenti chiaramente da trattare sono tanti, come sempre. Io però, diciamo che gli argomenti Roma li trattiamo dopo, li trattiamo, perché ci sono due argomenti che mi piace trattare oggi. Sono anche, tra virgolette, legati, no, al mondo Roma e a quello che accade appunto alla nostra squadra e quant'altro. Però ci tengo a trattare questi altri due argomenti perché penso che siano essenziali. Innanzitutto, che vi ricordo sempre di guardare il profilo Facebook, la pagina di Voglia di Roma, di guardare il sito, ragazzi, mi raccomando, è www.vogliadiroma.de e anche Instagram @voglia_di_roma. Mi raccomando. Adesso, in ogni caso, c'è questo argomento che a me mi piace trattare. Ieri c'è stato l'arresto di 12 persone, di cui poi sicuramente ne verranno delle altre. Per quanto riguarda tutta la faccenda, vi ricordate del bagarinaggio dei biglietti e quant'altro avvenuto a Torino da parte della Juventus, questa denuncia che ha fatto la Juventus, e finalmente dopo un'inchiesta durata un anno finalmente hanno arrestato appunto questi 12 personaggi che praticamente erano un po' così i boss, per così dire, di cui in pratica facevano il bel cattivo tempo, no, di quello, facevano un po' quello che volevano appunto di tutta questa faccenda. È chiaro ragazzi che la cosa non ci può fare altro che piacere. Perché? Perché è un grandissimo segnale questo. È un segnale che le società si possono ribellare e quindi possono anche appunto avere voce in capitolo. E lo Stato,
comincia a muoversi e comincia a scardinare tutta quella criminalità, ormai si può dire proprio organizzata, quella criminalità importante, dove c'è gente che ragazzi, sapete tutta la faccenda, no? Cerchiamo di fare un pochino di chiarezza, magari per chi non, così non ha seguito bene tutta la vicenda. In pratica c'erano dei personaggi ultra che tenevano sotto scacco le squadre di calcio, ma questo va a livello a 360 gradi, cioè si parla in realtà di tutte le squadre. Chiaramente la Juventus è quella che, anche per via dello stadio nuovo, no, diciamo così, il business più grande, ovvero si obbligano questi personaggi, le società, ricattandole con il fatto della famosa responsabilità oggettiva, cioè da dire, se tu non fai quello che ti dico io a un certo momento prendo e, no, e ti faccio dei danni, ti faccio chiudere le curve, ti faccio dei danni apposta, dove tu praticamente, società, perdi dei soldi. E quindi io ti obbligo a vendermi a me a sottoprezzo dei biglietti, fai conto 1.000-2.000 biglietti a un prezzo stracciato, con i quali io dopo mi rivendo chiaramente a prezzo più alto nel mercato nero. Chiaramente quando tu parli di stadi come quello di Torino, in cui l'unico stadio di proprietà nuovo che c'è in Italia, la Juventus, sappiamo che ha tifosi in tutta Italia, se non addirittura in tutto il mondo, e tutti vogliono venire proprio a Torino a vedere la squadra, la gente è disposta a pagare anche più soldi. E quindi eccolo lì che si muove tutto una cosa proprio a 360 gradi, ripeto, dove persone in pratica sulle spalle della società e sulle spalle, per così dire, tifosi normali ci guadagnano dei soldi, perché se tu devi pagare il biglietto, faccio un esempio, costasse non so 30 euro e io sono costretto ad acquistarlo a 70 euro, più ci devo mettere sopra 50 euro di viaggio, perché magari, che ne so, vengo un esempio dalla Toscana, sono tifoso della Juventus, vengo dalla Toscana e poi andare a vedere la partita lì e devo pagare altri 50 euro per il viaggio, ragazzi, voi immaginatevi un po' di quant'è. Poi che la Juventus abbia fatto uno stadio, che tra l'altro si è anche pentita, attenzione, perché forse al suo tempo, nel 2011, quando fu inaugurato, magari erano anche contenti. Oggi invece, per esempio, non lo sono più tanto contenti, perché in effetti uno stadio da 40.000 posti è un po' piccolo per la Juventus. Quindi non a caso, quando la Juventus ha tentato di aumentare gli introiti e quindi di aumentare anche il prezzo dei biglietti, francamente si sono un po' tutti lamentati, perché non è che tu puoi far pagare un biglietto a 300 euro per, insomma, colpa tua che hai fatto uno stadio così piccolo, ecco, per così dire. Ragion per cui la gente è disposta a pagare, è disposta anche ad aspettare, anche perché non ha altra scelta, per poi riuscire ad andare a vedersi proprio la propria squadra del cuore, la Juventus in questo caso. Ma attenzione ragazzi, io lo ripeto, su questa situazione lo sono tutte le squadre di calcio, non si tratta della Juventus. È chiaro che ogni cosa che fa la Juve chiaramente, no? Così ha una risonanza maggiore, perché pare della squadra campione, della squadra più forte, della squadra di gran lunga che ha il maggior numero di tifosi, no? Quindi anche la più chiacchierata. È logico che di conseguenza mi piace il pensare, cioè il pensiero di dire che proprio la Juventus in questo caso è stata di buon esempio, denunciando il fatto, e speriamo che adesso lo facciano anche le altre società, perché lo ripeto ragazzi, non è possibile una cosa del genere, non è possibile, perché alla fine chi ci rimette? Chiaramente sono i tifosi normali, i tifosi tradizionali, anche in un certo senso anche le famiglie stesse, perché non è possibile che una famiglia formata magari da 4 persone, quindi marito, moglie più 2 figli, quanto debba andare a pagare? Cioè ti tocca veramente aprire un credito in banca per poter andare a vedere una partita di calcio, su. Ragazzi, a tutto c'è un limite, a tutto c'è un limite, quindi sono molto molto contento, ecco perché questo è un argomento che mi piaceva particolarmente trattare. Il secondo argomento, ragazzi, è un argomento che, diciamo, noi romanisti ci sta un pochino a cuore, ovvero stasera c'è Napoli-Liverpool. Ragazzi,
Io non lo so, ma a me da romanista quando sento parlare di Liverpool, ragazzi, mi viene il sangue proprio. Come dire, proprio mi eccito tutto proprio, mi sale la rabbia da sotto tutti i punti di vista. Uno perché, lo sapete, con Jürgen Klopp, almeno dal punto di vista professionale, per una cosa accaduta da tanti anni fa ormai, però lo stesso c'è un conto aperto con Jürgen Klopp, che io lo ripeto, da quando è andato in Inghilterra è fortemente cambiato, lo trovo molto più rilassato, molto più simpatico, no? Lo trovo anche quasi più umano, ecco, per così dire. Ma ragazzi, quando era in Germania e allenava il Mainz, il Magonza, a suo tempo era un disastro, era un personaggio che te lo raccomando. Non a caso, infatti, noi abbiamo avuto una querela, una cosa aperta con lui, diciamo con la sua squadra, abbastanza importante. È chiaro che lui chiaramente era parte in causa, essendo l'allenatore. Quindi professionalmente io ho anche questo, diciamo, conto aperto personale proprio con Jürgen Klopp. Ma quando si parla di Liverpool, noi romanisti non possiamo non, cioè, essere indifferenti alla cosa, anche perché io penso che veramente Liverpool sia la squadra di club che maggiormente ha fatto del male all'Italia, alle squadre italiane. Noi sappiamo cosa è accaduto nella Isel, quindi quello è accaduto nell'85, cos'è accaduto, quello scandalo, tutti quei morti, eccetera, eccetera. Una cosa, non so neanche come definirla, ragazzi, perché mi vengono i brividi soltanto a pensarci. E poi, come non si può dimenticare, la famosa finale di Istanbul del 2005, quando il Milan vinceva 3-0 e poi in 7 minuti si è fatto recuperare 3 gol. Nei supplementari Shevchenko si è mangiato un gol grosso come una casa davanti alla porta, che gli poteva dare la Champions, e poi addirittura sono andati a perdere ai calci di rigore. E poi chiaramente noi romanisti ci hanno vinto, cioè Liverpool ha vinto, ci ha portato via 2 coppe dei campioni. Io adesso parlo come calcio italiano, capito? Quello chiaramente nostro, della Roma dell'84, più quella del 2005 del Milan, proprio ai calci di rigore, insomma. E poi chiaramente 2 anni fa, quando anche per colpa degli arbitraggi e anche magari da una partita d'andata scellerata che ha fatto Di Francesco con una squadra dal punto di vista tattico completamente sbarellata proprio, che ha messo in campo, insomma, ci ha portato via una storica finale. Insomma, ragazzi, io penso che Liverpool, io quando sento parlare di Liverpool veramente proprio mi avveleno, vi dico la verità, mi avveleno. Ma no, io, attenzione ragazzi, a me mi capitò anni fa di sedere al tavolo con 2 tifosi del Liverpool all'Ottoberfest. Voi sapete che abito quindi vicino, a suo tempo abitavo all'aeroporto di Monaco, vicino all'aeroporto di Monaco, quindi quasi quasi ero tutti i giorni all'Ottoberfest. E mi capitò una giornata proprio di sedere al tavolo con 2 tifosi del Liverpool. Io chiaramente l'inglese all'epoca lo parlavo poco, oggi lo parlo pochissimo, ma all'epoca non parlavo neanche quel pochissimo, quindi non parlavo proprio nulla. Come ho sentito tifosi del Liverpool, sinceramente già mi ero un po' arrabbiato. Poi mia moglie spiegò la cosa, dice: lui tifoso della Roma. Fatto sta che all'inizio c'è stata un po' di tensione, c'è stata un po' di, anche per un'incomprensione, no? Perché poi dopo io cominciai a parlare di calcio, tifosi del Liverpool, come pari di calcio, si incazzano subito, praticamente non si può aprire bocca perché si sentono subito esaltati, si sentono i migliori tifosi del mondo, si sentono anche di far parte della migliore scuola del mondo che ha inventato il gioco del calcio, quindi hanno proprio un'esaltazione dal punto di vista proprio fanatico a tutti i livelli, proprio a livelli altissimi. Fatto sta che poi dopo però la giornata si è rilassata e sinceramente ho passato anche una bella giornata in compagnia di questi due tifosi, con tanto di magliette e di sciarpetta del Liverpool, che quasi quasi poi dopo alla fine volevano pure regalarmi la sciarpetta. Dicono: no, la sciarpetta te la tieni te, la sciarpetta non la voglio sinceramente. Però io ho fatto, ragazzi, io voglio assolutamente che il Napoli batta il Liverpool stasera, che batta Jürgen Klopp stasera, perché ogni volta che il Liverpool perde, e questo Liverpool di Jürgen Klopp, a me mi fa ancora più contento, perché non è possibile, ragazzi. Solo che sinceramente bisogna dirlo, ragazzi, cioè noi possiamo fare tutte le critiche che vogliamo, però ragazzi, il Liverpool è una squadra pazzesca, allenata da un allenatore
pazzesco, sinceramente. Cioè, l'unica squadra in Europa che ha vinto tutte le partite, l'unica. Sappiamo che non c'è Alisson, ancora non c'è Alisson. Che infortunato, ed è stato dichiarato il miglior portiere al mondo, attenzione. Quindi, a parte che io mi immaginerei, vorrei tanto sinceramente che vincesse il pallone d'oro, perché in un certo momento un portiere che arriva secondo in campionato nella Premier League con la miglior difesa, arriva secondo perché praticamente perde il campionato per un punto, vince la Champions League, vince la Coppa America incassando un gol in tutta la competizione, io non lo so cosa deve fare di più un portiere per vincere una cosa del genere, ragazzi. Cioè, mi piacerebbe per Alisson, lo dico, attenzione, per Alisson. Poi la cosa che abbia fatto parte di solo 2 anni della nostra squadra, sinceramente, lo sapete, a me mi fa una rabbia che non ti dico. Poi è vero, dato proprio al Liverpool, però la partita di stasera sarà molto 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 dura, sarà veramente molto dura. Interrompere questo kick and pressing di Klopp non sarà facile, bloccare i 3 davanti che sono 3 bestie praticamente non sarà semplice. Tra l'altro è una squadra proprio veramente che gira come un orologio svizzero, proprio straordinario, mi ricorda a tutti gli effetti il Dortmund del secondo anno in pratica, quando vinse il campionato a mani basse contro il Bayern Monaco e poi l'anno successivo arrivò in finale di Champions. Però aveva giocatori molto, sì, è vero, aveva Lewandowski, aveva Reus, aveva Götze, aveva uno squadrone, Klopp, per carità, però sono giocatori che ha creato lui, insomma, in realtà, quindi ragazzi, tocca ammetterlo, Klopp è un grandissimo allenatore e ha costruito una squadra grandissima, però come sappiamo nel calcio, cioè il Napoli c'è una bellissima squadra, il Napoli potrebbe effettivamente mettere in difficoltà il Liverpool e battere il Liverpool, come? Facendo il suo classico gioco, una partita intelligente, una partita di una squadra corta e compatta, perché l'unico modo che tu hai per bloccare sto kick and pressing appunto è quello di giocare un pochino più alti, di giocare più su logicamente e non dare possibilità di ripartire a Liverpool, non dare possibilità di prendere ritmo, come noi sappiamo. Va bene, dai, io ho voluto oggi così prendere qualche minuto extra a parlare di questi due argomenti perché credo che era opportuno farlo. E ora appunto vediamo la nostra magica Roma, no? La nostra squadra del cuore che nella giornata di ieri chiaramente ha raccolto gli elogi dei tanti tanti tifosi, di cui già cominciano a pensare bene, a essere ottimisti, quasi quasi a illudersi chissà di quale stagione andiamo di fronte. Dall'altra invece ce ne sono ancora, diciamo, quelli più critici, di cui stanno a guardare effettivamente quei 2 gol incassati poi nel secondo tempo, di cui tra l'altro uno su punizione da parte di uno straordinario Berardi, di cui lì, vabbè, uno può dire dove dovevi incassare la punizione, è vero, ma ragazzi, su 4-0 si può anche capire che nel secondo tempo ci può essere un calo, perché poi la squadra magari comincia a pensare anche ad altre cose, eccetera eccetera. Quindi io torno a dire un po' i concetti di ieri. Noi dobbiamo cercare di essere obiettivi, di essere coerenti. La Roma ieri è vero che ha affrontato un avversario molto 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 scadente, no? Un avversario di cui, come avevamo detto la settimana scorsa, gli ha lasciato campo, gli ha lasciato la possibilità di giocare in scioltezza e di giocare in tranquillità. Quindi questo è un concetto corretto ed è un concetto vero. Detto questo, però, è vero che tu i passaggi giusti, i millimetrici, le triangolazioni e quant'altro devi anche saperle mettere in campo. Cioè, come dire, vi faccio un esempio, no? Giochiamo a poker e io ti do un bel poker, ti do un bel poker d'assi. E tu dici, cavoli, sei fortunato perché le carte ti hanno dato un punto straordinario. Sì, però poi dopo sta anche la tua bravura, cioè ovvero quella di riuscire a cogliere più soldi possibili da quel piatto, da quella mano. Se tu non sei capace, prendi, non so, fai un rilancio esagerato, tutti hanno paura, scappano, non guadagni soldi, allora il coglione sei tu.
ecco, per intendersi, scusate la parola, no? Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che se io ti posso lasciare il campo alle spalle, poi il movimento di Kluivert è stato bello, corretto e preciso, ma se il passaggio di Pellegrini non avviene in modo preciso, perfetto, con contagiri, con i tempi giusti, chiaramente tutta l'azione sfuma. Quindi dobbiamo guardare una squadra che ti ha lasciato fare quello che volevi, ma dall'altra parte però la squadra, cioè la Roma, che ha avuto la qualità e la capacità di riuscire a mettere in campo quei movimenti che voleva l'allenatore. Che ripeto, in un certo senso mi sta un po' sorprendendo Fonseca, ragazzi, però anche qua io voglio gettare un po' di acqua sul fuoco. Perché? Perché soprattutto a Roma non è la prima volta che un allenatore che viene da fuori e quindi che cioè gode paradossalmente gode di un vantaggio. È vero che ha lo svantaggio di non capire all'inizio, di non conoscere bene il nostro calcio e di conseguenza, no, di essere un po' svantaggiato per questo, perché dice io non conosco bene il vostro calcio, mi serve del tempo per conoscerlo e chiaramente magari sono soggetto anche agli errori. Quindi da un lato questo è vero, dall'altro però c'è il vantaggio che pure gli altri non conoscono a te. E quindi devono cercare di studiarti in questa direzione. Cioè già la partita di Bologna, la prossima di campionato, sarà molto indicativa, ma molto indicativa, proprio perché di fronte avrà un avversario completamente diverso, che ha un calcio completamente diverso, una tattica e un modulo completamente diverso e che chiaramente metterà la Roma in difficoltà in maniere completamente diverse. Questo mi sembra più che logico. Quello sarà per esempio un test coerente. Quindi, se da un lato hai lo svantaggio devi imparare, diciamo, il nostro calcio, dall'altro però c'è il vantaggio che gli altri non conoscano a te e di conseguenza puoi usufruire di questo. Siccome questa è una cosa già vissuta a Roma, e qui parlo chiaramente di Garcia, che più mano fece, poi vi ricordate quelle 10 vittorie consecutive che lo portò a fare un campionato francamente straordinario, quel campionato della Roma. Poi va bene che arrivò a 17 punti dalla Juventus di Conte, questo è vero, però fu un campionato straordinario, no? Che fece la Roma quell'anno. È chiaro che Fonseca potrebbe godere diciamo, dello stesso vantaggio, per così dire. Salvo poi dopo, però, ecco, l'anno successivo Garcia hanno imparato a conoscerlo, hanno imparato, perché gli allenatori italiani non dormono, studiano gli avversari e giocano, diciamo, contro l'avversario per fare il cosiddetto controgioco, e poi logicamente magari la squadra potrebbe avere un calo, potrebbe avere un problema sotto questo punto di vista. Quindi lì deve essere la bravura anche di Fonseca nella capacità di sapersi anche modernare, di sapere porre rimedio, perché il gioco di Fonseca di domenica è stato bellissimo, certo, con una squadra però che attaccava alto, una squadra che aveva una linea difensiva molto alta, una squadra che cercava in realtà di far gioco e di partire con la palla dal piede, con la palla ai tre piedi, cioè di partire da dietro. Dal portiere, per intenderci. È chiaro che se tu giochi in questo modo, tu così favorisci il pressing alto della Roma, no? Tu favorisci la capacità della Roma di andare a aggredire l'avversario e di farlo venire sempre più indietro e di recuperare velocemente il pallone, per poi dopo ai fini di fare un po' quelle imbucate. Cioè, quasi quasi, se vogliamo dirla tutta, no? Assomiglia un po' al cosiddetto gegen pressing che mi ha detto poc'anzi di Klopp in questa direzione, no? Ecco, però io mi ricordo una frase che disse Mourinho, per esempio, dell'Inter del Triplete, quando giocò contro il Barcellona, in cui lo stesso Mourinho disse: avevo paura del possesso palla del Barcellona, avevo paura della riconquista della palla del Barcellona molto alta, quindi ti mette in difficoltà. Dice: questo però tu ce l'hai quando hai il pallone. Se il pallone tu non ce l'hai, te ne liberi in fretta, logicamente quel pressing alto non ce l'hai. Capite? Infatti, nella partita di ritorno a Barcellona, praticamente la palla l'Inter
l'Inter, anche perché giocava in 10, la lasciò completamente al Barcellona, completamente a Guardiola. Ecco, ecco, vedete come c'è sempre, no, una sorta di controgioco. Immaginatevi un po' una squadra come il Bologna, che magari sta dietro, sta più compatta, non ti dà quell'opportunità di, appunto, di riconquistare il pallone, tu perdi, magari te perdi palla, allora ti porti il massimo nella metà campo avversaria, accorci la squadra, fai una squadra corta per arrivare alla riconquista del pallone di fretta, da lì magari parte una triangolazione, un passaggio lungo, magari soprattutto sugli esterni, andando un po' a mettere sull'uno contro uno i tuoi difensori, ecco, tira lì che il tuo pressing alto va a farsi friggere. Capite? In questa direzione bisogna sempre fare attenzione. Ecco perché dico sempre, su quel caso la capacità in quelle situazioni lì è, se diciamo così, la prima linea di pressing, ovvero quella che fanno gli attaccanti, no? I tre, per così dire, se lasciamo stare magari Dzeko, che in una fase magari non va a riconquistare il pallone, ma magari la palla cercano di riconquistarla, diciamo, i tre attaccanti, no? Incluso il trequartista di turno. Una volta che magari con una triangolazione riescono, con un passaggio filtrante, a rompere quella prima linea di pressing, i due giocatori fondamentali, torno a dire, del 4-2-3-1 sono chiaramente i due mediani. Ecco, Veretout devo dire che mi è piaciuto particolarmente, però ripeto, dopo devi bloccare i lanciatori, tu blocchi i lanciatori, blocchi quella palla, quel rilancio lungo, e chiaramente la squadra riesce ad accorciarla, a venire un pochino più sotto. Questo mi sembra abbastanza chiaro, no? Quindi staremo a vedere. Io, ragazzi, sono così curioso di vedere Smalling, dico la verità, c'è una curiosità veramente incredibile a vederlo. Adesso poi siamo anche impegnati in questa partita di Europa League giovedì, anche qua per esempio, ecco, siamo tanto curiosi di vedere questa Roma, come sta nascendo e come si sta sviluppando. Io vi dico la verità, perché ha fatto una campagna acquisti, veramente un calciomercato sottotono, molto 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 così, nelle ombre, per così dire, no? Un calciomercato che non è piaciuto a nessuno fino proprio agli ultimi acquisti. Gli ultimi acquisti che sappiamo che non sono stati acquisti di nome, che poi tra l'altro io vi dirò che più che i gol di Mkhitaryan, già soprannominato Miki dai amici romanisti, da noi romanisti, io la cosa che più mi incuriosisce è vedere proprio quanti assist farà, quanti gol farà Dzeko, perché torno a dire, è un giocatore straordinario, c'è una capacità di corsa, di palla al piede, di tecnica veramente sopraffina questo giocatore. Cioè, la cosa che è bella di questa Roma è che davanti ha tutti i giocatori di enorme qualità, che possono attaccare bene gli spazi e che quindi riescono a fare delle giocate veramente interessanti. Le squadre di Fonseca, per poter fare il suo gioco, ha bisogno di giocatori di tanta tanta qualità, e la Roma in questo senso nella parte davanti è sicuramente questa. Certo che c'è, d'ora in poi noi, l'idea di Fonseca è quella di far giocare sempre a ritmi altissimi il primo tempo, ai fini di fare 2, 3, 4 gol di vantaggio, sapendo benissimo che poi dopo la difesa gioca forza, o perché gioca così, o perché i difensori magari sono scarsi al momento, quindi devono imparare, lo sappiamo, le difficoltà di Spinazzola, le difficoltà di Zappa Costa, di Mancini, che hanno giocato a tre e quant'altro, magari chiaramente ci vuole del tempo, no? Ecco, in attesa di quel tempo dice, ok, fa un po' il ragionamento che ha fatto appunto domenica, parto forte, faccio 3-4 gol, sapendo benissimo che poi nel secondo tempo incassa almeno un paio di gol, incasso due gol me ne frego, perché la partita io così la vinco lo stesso. Ecco, se l'idea di Fonseca è questa durante, diciamo, di tutto l'anno, ragazzi, il fine giustifica i mezzi,
Quindi uno dice va benissimo, l'importante è che si vince, certo l'importante è che si vince, però non è che tu contro tutte le squadre, soprattutto con quelle difese che si difendono basse nei spazi stretti, riuscirai a fare sempre 3-4 gol nel giro di pochi minuti, ecco perché io torno a dire questo concetto, ragazzi, buttiamo benzina, cioè buttiamo acqua sul fuoco, perché come sempre a Roma sento troppo entusiasmo. Adesso si è fatto ieri, giustamente a mio giudizio, un processo esagerato, forse esagerato per qualcuno, per qualcun altro giusto, come per esempio per me, a Simone Inzaghi. Ecco, che fino a domenica pomeriggio la Lazio era già, addirittura siamo venuti a sapere tramite Tare in settimana, che lo Tito ha dato un premio scudetto, insomma, ecco. E poi ieri perde con la Spalla, domenica, e giustamente a mio giudizio, insomma, viene fortemente criticato l'allenatore per le scelte che ha fatto, e addirittura siamo stati noi qua su una radio di Romanisti a farlo, quindi figuratevi un po', ecco. Però adesso magari c'è tutto da buttare, cerchiamo di rimanere un pochino più tranquilli con i giudizi. Dai, su, andiamo un attimo in pausa, quando rientriamo continuiamo un po' gli argomenti e andiamo a parlare di un argomento un pochino più ficcante, no? Un argomento societario, ecco, per così dire. Dunque, cosa possiamo ascoltare oggi? Oggi mi sento una versione abbastanza romantica, voglio ascoltare questo pezzo di Vasco Rossi, un pezzo anche abbastanza vecchio, ma sempre d'attualità e molto molto dolce, molto dolce. Rimanete lì, ascoltatevela tutta questa canzone che è bellissima di Vasco.
Voglia di Roma, la trasmissione quotidiana dedicata sulla S Roma. Commenti, notizie, analisi tattiche. Ogni giorno su questa rete. Forza Roma! Forza Roma! I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it, oh. The past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold. And we'll dream. Chase, I will reach, I will fly. Until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold. And we'll dream impossible. Bottom to the top, we're sparking wild fires. Never quit and never stop. The rest of our lives. From the bottom to the top, we're sparking wild fires. Never quit and never stop. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go. Turning dust to gold. And we'll dream impossible. Possible, ah. And we'll dream impossible. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it, oh. The past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all I see is until you fall, that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold. And we'll dream impossible. Possible.
impossible. I will chase, I will reach, I will fly. Until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive.